In un piccolo villaggio tranquillo, circondato da boschi e colline, nacque una bambina speciale. La sua anima era pura e il suo cuore era già rivolto al cielo. Cresceva in una famiglia devota, immersa nella bellezza della fede e nell'amore per Dio. Fin da giovane, sentiva una chiamata profonda, un desiderio che bruciava nel suo cuore come una fiamma: dedicare la sua vita a Gesù e alla Vergine Maria. Quando era ancora solo una ragazza, decise di fare un voto solenne, promettendo a Dio la sua verginità, e da quel momento il suo cuore apparteneva solo a Lui. Tuttavia, come spesso accade nelle anime più grandi, il cammino verso la santità non fu senza prove. Arrivata all'età di 15 anni, la giovane sentì nel suo cuore una battaglia, una lotta tra l'amore terreno e l'amore divino. Ma fu l'amore di Dio a trionfare, e da quel momento la sua vita prese una nuova direzione. Il Signore aveva un piano speciale per lei. Le avrebbe mostrato i tesori del suo cuore, un cuore pieno d'amore per tutti gli uomini, anche per coloro che lo ignorano o lo rifiutano. Entrò in un monastero, dove le sue giornate erano piene di preghiera, silenzio e contemplazione. Fu lì, in quel luogo santo, che iniziò a ricevere visioni meravigliose. In una di queste visioni vide Gesù mostrarle il suo cuore, circondato di spine e acceso di fiamme. Il suo sguardo era pieno di amore e dolore. Con voce dolce e ferita, Gesù le disse: «Questo è il cuore che tanto ha amato gli uomini, ma che da essi riceve solo ingratitudine». Quelle parole le spezzarono il cuore. Sentì un'immensa compassione per Gesù, per il suo dolore, e da quel giorno si impegnò a diffondere l'amore per il suo Sacro Cuore. Anche se era chiusa nel monastero, il suo desiderio era quello di far conoscere a tutti l'infinita misericordia di Dio. Ma non fu facile. Molte volte si trovò sola, fra incomprensioni e difficoltà, ma non si arrese. Trovò sostegno nel suo confessore, che la incoraggiò a scrivere tutto ciò che Gesù le rivelava, anche se il solo pensiero di farlo le procurava grande sofferenza. Ma, in obbedienza a Dio, prese la penna e cominciò a raccontare la sua esperienza, con umiltà e amore. E così, giorno dopo giorno, il suo messaggio cominciò a diffondersi. Non erano solo parole, ma una chiamata dolce e potente. Gesù stesso le aveva fatto una grande promessa: chi si comunicherà nei primi 9 venerdì del mese riceverà la grazia di non morire lontano da me. Io sarò il loro rifugio nel momento della loro morte. Queste parole divennero una fonte di speranza per tantissime persone. Il tempo passava, ma la sua vita non fu mai lunga abbastanza per l'amore che aveva per Gesù. Alla fine, consumata dall'amore divino, la santa si abbandonò tra le braccia del suo amato Salvatore, con il cuore colmo di pace. La sua anima salì al cielo e molti furono i miracoli che avvennero grazie alla sua intercessione. Oggi, ovunque ci sia un cuore che ama, ovunque ci sia una preghiera rivolta al Sacro Cuore di Gesù, vive ancora il ricordo di quella donna coraggiosa che non si arrese mai e che, con amore e umiltà, portò la luce di Dio nel mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.